Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani dalla vostra Empire Family. Vi do benvenuto in questo nuovo video di Dragon Ball Legends. Siamo tornati in un nuovo episodio di Lo Sincronizziamo, l'unico format che sfrutta i miei 5 anni di ingegneria buttati per costruire i team più malati di Dragon Ball Legends, che hanno percentuali schifosamente alte ma allo stesso tempo risultano ancora utilizzabili all'interno del gioco. Ricorda ragazzi, ancora non iscritti a questo canale, che stiamo sfornando contenuti su Dragon Ball Legends tutti i giorni. Cercate un canale che vi porti la storia, PvP competitivo, PvP troll, coaching per imparare meglio a giocare in PvP, trollate e soprattutto tanto divertimento, beh, siete capitati proprio nel canale giusto. Detto questo, ci portiamo subito in PvP, andiamo a vedere che cosa ho preparato per voi oggi, non vedo l'ora di mostrarvi che cosa è questo team. Siete pronti? Let's go! Ed eccoci qui signori, schermata principale di Dragon Ball Legends. Il layout è cambiato perché nell'ultimo aggiornamento Toshi ha strecciato lo schermo del telefono, quindi purtroppo la mia vecchia grafica non faceva più entrare il telefono al suo interno, ho dovuto fare dei tagli. Ho detto vabbè, per questo video, per le prossime volte, per adesso utilizziamo il layout che è comunque ufficiale Empire, ma che non ha Gogeta 4. Cercherò di fare qualche modifica, vediamo nelle prossime settimane se mi viene qualche idea. Andiamo a vedere subito il team che ho preparato per voi. È qualcosa davvero di fantasmagorico. Ragazzi, mai personaggio buffato già dalle tier all'interno del PvP, che in più posizionata come leader dà un supporto fantastico a tutto quanto il team, ricarica degli HP, aumento del danno e compagnia varia, ma soprattutto potenzia gli HP dell'intero team del 25%. Signori, sapete che succede quando Chitku riceve buff agli HP? Beh, piccolo spoilerino, raggiungeremo il 100% di HP bonus. Abbiamo il buff di Mai, il buff di Radish, il buff di Charlotte, il buff di Goku Kakarot e gli equipaggiamenti che gli ho dato, ovviamente tutti quanti orientati a potenziare sì il suo danno generico, perché il suo equipaggiamento Awaken è praticamente obbligatorio, ma soprattutto questi due equipaggiamenti che gli danno difesa contro Saiyan e HP base, e anche ovviamente quello di 17 che gli dà un buon quasi 12% agli HP. Ragazzi, Chitku raggiunge un livello veramente esorbitante di HP, e in più ragazzi la cosa divertente è che il team è viabile per quel motivo, perché Mai è buffata sia dalle ZBK degli altri sia dal fatto che comunque è in un tier non basso, e in più ragazzi abbiamo due colori differenti utilizzabili in battaglia affiancati a Mai, ovvero il nostro caro Ultra Ku, che riceverà comunque un ottimo bonus agli HP, e il nostro caro Chitku. Quindi abbiamo un green, red, blu, che non è malissimo in PvP, soprattutto perché vi vorrei dire che le partite che giocheremo purtroppo all'interno di questa serie, o per fortuna per alcuni di voi che arriveranno sicuramente tanto, saranno giocate tutte quante in top alta. Dato che voglio sempre le posizioni elevate per quanto riguarda le leghe, io gioco parecchio ora in PvP, poi parecchio col lavoro e altro, gioco sì o no 3 orette la sera in live con voi, mi raccomando venite a seguirmi anche live su Twitch. E quindi ragazzi siamo in top 2600 e proveremo questo team veramente in una posizione non proprio carina, nella quale testare un team abbastanza troll. Bene, direi possiamo cominciare, prima partita, prima vittoria del giorno, Mai non mi deludere assolutamente. Pronti? Let's go! Ok ragazzi, ci siamo, match numero 1 contro un team regeneration. Ragazzi, turbinanterà un sacco, ripeto, siamo in platino e la gente qua non ha pietà. Ok, andiamo, turbante e via. Ok, 1 2 3. Ok, da notare Chitku con 4 milioni di HP. Danni un po' bassi, dovremmo sfruttare molto l'RR. Probabilmente ne tireremo 2 ragazzi con questo team, per il semplice fatto che ci manca il danno in generale. Guardate gli HP di Chitku, 5 milioni e 100. Pronti con la blu. Ok, ottimo. Ottimo. Questo è perfetto. Qui probabilmente metterà Zamasu, droppiamo. Ottimo. Perfetto. Ottimo. Va, gli HP infiniti ragazzi, no problem. Ottimo. Così.
Ok, Rashone. Scusate ragazzi, ripeto, però da quando hanno cambiato un pochino il sistema di leghe, fare degli showcase completamente troll è diventato un po' più difficile effettivamente, perché comunque gli avversari non vi stanno a guardare, quindi non gioco più con gente random, ma solo gente del mio livello. E questa cosa mi fa piacere da un lato, assolutamente, però dall'altro mi obbliga a giocare bene ogni santa partita. E quindi a farmi... ecco, appunto. Turbato. Vediamo. Ok. Perfetto, ragazzi. Questa è ottima. Andiamo così. Uno. 2 e 3. Diamo il danno. Oh, però qui lui tira palline spesso, vedo. Ok, ottimo. Shit copy. Vai così. Ok. Dai che reggiamo. Anche con... bravo. Strano timing. Ok. Andiamo così. Una bella rossa. Bravo, Cicco. Anche tu sei un Cicco. A modo tuo. Ottimo. Ok. Vai mai. Mi serve ciclare un po' di carte. Ok. Buono. Andiamo così. Ok. Vai Ultraku, che il tuo strike è più alto. RR. Va bene, andiamo con la strike. Ogni partita è una partita da finale dei mondiali, ragazzi, è assurdo. Ok. Andato. Salutiamo il nostro Zamasu. Ora, back. Ok. Andiamo. Riusciamo a concludere in bellezza? Andiamo. Attacca. Perfetto. Vediamo. Ah, mannaggia. Ok. Signori, match numero 1 completato. Avete visto che il team è effettivamente viabile, anche se leggermente troll. Troll è contemporaneamente utilizzabile. Andiamo al prossimo, facciamoci 3 partite. Signori, prossimo match di 3. Andiamo con la nostra lineup classica. Siamo contro un bel team GT. Ok, Omega in partenza. Assorbe le sfere. E noi andiamo con la nostra cara Mai, il nostro team super HP. Allora ragazzi, per quale motivo, vi sarete chiesti, io faccio solamente 3 match all'interno di questi showcase? Adesso lasciamo perdere Nail, che ha avuto un trattamento particolare, e lasciamo perdere anche il primo episodio. Man mano che gioco e che mi sto accorgendo di come è stato strutturato il PvP, la classifica e gli avversari che sto trovando sono tutti fottutamente fortissimi. Questo mi impone di giocare per bene ogni partita e mi mette in una condizione di leggero svantaggio, anzi di grosso svantaggio, nei momenti in cui vi inizia a portare personaggi troll non a inizio stagione. Ma in realtà anche a inizio stagione questo problema c'è. Vedete che l'avversario in generale non è uno che si addormenta e mi fa fare le cose.
Quindi è possibile che all'interno degli showcase di Lo Risincronizziamo le partite appunto saranno solamente 3 rispetto alle classiche 5 di cui alla quale vi ho abituato fino a questo momento. Toshi con questo leader slot, con questi tier, ha davvero alzato di un sacco il livello di competitività all'interno di questo gioco, il che mi fa molto piacere, però è un po', come dire, triste per quanto riguarda il lato troll. Qui devo droppare, sennò Gogeta entra e mi frega. Quindi facciamo così. Sicuramente lo mette, dai. Ok. Va bene anche con 4. Qui provavo a... qui devo fare così. Troppo tardi. Vedete, se fate una cavolata, la partita la perdete. Quindi devo giocare col turbante tutti i match, che è bello, è divertente, ragazzi, assolutamente. Però non c'è troppo spazio a Dani che gioca team alla cavolo come un tempo, e questa cosa un po' mi dispiace, vi dico la verità. Da un lato però sono contento, perché comunque finalmente ci sarà una linea netta di divisione tra la top alta e la top bassa, e questa cosa comunque mi piace. E vi porterò più video di coaching, magari, quindi la serie Ti porto in top 100, come promesso, ritornerà. Quindi cercherò di insegnarvi tutto quello che so. E poi ovviamente rimarranno anche le partite un po' così, no? Qualche partita un po' più trollerina ci sarà comunque. A livello di cadenza però saranno leggermente di meno rispetto a quelle alla quale siamo abituati. Adesso impegniamoci. Ok. Mi serve una blu. Va bene Gogeta, sei arrabbiato e questa cosa non mi piace. Da notare tutto, ragazzi, che non si è portato Vegeta come leader. Cioè, è proprio diverso il modo con la quale si muovono i giocatori. È proprio diverso. Queste non sono partite da inizio stagione. Queste sono partite da fine stagione, ultime 6 ore. Va bene, questa la reggiamo. Main ability. Attenzione, Gogeta, ragazzi, anche se da solo fa paura. Mettiamo secco. 2. Ok. Va bene. Cicco. Qui attacco subito, devo fargli usare Vanish. Mettiamo mai. Va bene. Va bene. Bravo. Mamma mia. Bel movimento quello lì indietro, ci piace. Mettiamo il nostro Ultra Q. Bello. Quanto mi fomentano queste partite? Signori, match numero 2 completato. Andiamo a farci il match numero 3. E poi tiriamo le somme su questo team, che comunque è abbastanza viabile. Andiamo. Signori, match finale. Siamo contro un hybrid. Classica lineup. Potrebbe servirci perché, per qualche strano motivo, questo ragazzo vuole testare Gohan Yell. E la cosa ci fa piacere perché è vario, è vecchio, è potenziato. Viva le tier, viva tutto il resto. Andiamo. Ok signori, andiamo, ultimo match di oggi. Oddio, che strano movimento Gohan. Ballava la Macarena. Va bene, mettiamo il nostro Ultra Q. 4 milioni di HP che si sentono. Ok. Potevo tenerlo in realtà. Teniamolo, vediamo se riusciamo a far partire un Vanish almeno, andiamo. Qui l'abbiamo fatto partire il Vanish, è stato un po' un pirla. Vediamo se riesco a cancellare. No, non sono riuscito. Va bene, fa nulla. Levo... dai, tackle, bravo! Così, bella la lettura. Andiamo così. Qui questo Gohan purple non mi piace. Pussa via, grazie. Gohan red va bene. Proviamo a, tipo, doggiare. Facciamo dei panic random. Guardate. Ok, volevo tirare la blu, non l'ho tirata. Volevo fare i panic random poi tirare la blu. Effettivamente, vedete, mi ha attaccato subito vicino, però non sono riuscito a concretizzare decentemente la cosa. Va bene. Il mio animo troll è sempre presente, ragazzi, tranquilli, anche se le partite sono un po' più difficili. Rimango troll nell'anima. Ok, andiamo così. Proviamoci di nuovo. Vediamo, Ok. Vai. Voglio cercare di fregarlo usando il blu di Cicco. Ok, questo è quello che volevo fare prima.
Ok, abbiamo triggerato la revival. In realtà avrei voluto farlo su Gohan Red. Se fosse partita su Gohan Red avremmo vinto la partita, a prescindere. Vabbè, fa lo stesso. Fa lo stesso. Pronti a tackle? Niente tackle. Andiamo con Ultra Q. Andiamo con Mai. Ok. Bravo. Mi sa che Mai si lascia le penne. Sì. Mai scherzare con gli hybrid, ragazzi. Ok. Facciamo uguale con l'RR adesso. Va bene, andiamo così. Uno, due e tre. Cerchiamo di sfruttare il fatto che Goku cheat la standing, carica gli HP, che ne ha tantissimi e che può gestirsi Gohan. Il problema sarà la sua ultimate, quella di Gohan Red per intenderci. Andiamo. Ok. Perfetto. Vai Ultra Q, ci piaci. Ok. Va bene. Backfloat un attimo. Circa main ability subito. Attenzione all'RR qua. Buono. Ora a metà e blast. Non siamo riusciti. Vabbè, questa la reggiamo. Viva gli HP. Oddio, cosa diavolo ho fatto. Ok. Fortunatamente l'avversario non è stato abbastanza reattivo. Ok, signore, questo team gira, eh. Gira, non è per niente male. Ci sta, ci sta. Andiamo alla scavata finale, ne parliamo un attimo e poi appuntamento ovviamente al prossimo episodio di Lo Sincronizziamo. Ed eccoci qui ragazzi, showcase terminato con una delle prime art di questo gioco, con un'animazione abbastanza particolare, con un fucile. Ragazzi, i personaggi con le armi all'interno di questo gioco sono abbastanza presenti, non c'è solamente Mai, ma sono presenti anche altri personaggi che lanciano rocce, parlo per ovviamente i ragazzi che sono ancora nuovi del gioco. Che dire di questo team? Cicco con tanti HP, privilegia le giocate difensive un po' passive, perché ovviamente per definizione è un personaggio un po' passivo come Goku Super Saiyan 3, e delle blu che ben piazzate fanno veramente dei bei danni. Avere tanti HP può essere utile? Assolutamente sì, ragazzi. Purtroppo però il team manca di una scelta purple, una scelta purple che dovrebbe essere portata all'interno della lineup per proteggere i colori che ogni tanto troviamo in PvP. Vi dico la verità, ragazzi, all'inizio avevo pensato a un team che poteva fare ancora più HP di questo, però qual era il problema? Che avremmo creato un team che fondamentalmente era colmo stracolmo di schifo e non avrei mai vinto nessuna partita. Quindi il team che ho creato, ragazzi, in questo spot era un team che effettivamente poteva dare un buon bonus agli HP di Shiku, ma è effettivamente viabile. Anche Charlotte, ragazzi, è un personaggio che può tranquillamente essere utilizzato come personaggio in lineup se l'avversario ad esempio ha parecchi blu e il vostro Ultra Q un pochino avete paura a portarlo. Detto questo, Dani vi saluta, vi appuntamento ad un prossimo video e ci vediamo qui sul canale con una quantità incredibile, una tonnellata di nuovi showcase e news relative a questo Legends Anniversary Festival 2021. Ciao belli! Ragazzi, piccola bonus clip. Che succede se massimizzo completamente gli HP e creo il team con più HP del gioco? Ecco la risposta! まずくなくらえ。蹴りをつけてやる。
こんなもんか。